Regione Toscana, piano regionale di sviluppo 2021-2025, priorità e investimenti per quasi 9,5 miliardi. L'illustrazione in aula del presidente della Commissione Bilancio Giacomo Bugliani. Nel programma regionale di sviluppo entrano per la prima volta le società partecipate e si definisce il concetto di Toscana diffusa. Eventi a Montepulciano, il Bruscello, nel segno di Poliziano e Lorenzo de' Medici, presentata l'edizione 2023 del Bruscello dalla presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, dalla consigliera regionale Elena Rosignoli e dal sindaco di Montepulciano Michele Angiolini. Eventi, brillano a Bibbiena i colori di Bandiere sotto le stelle, presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Casucci, dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, in una conferenza stampa, la 12ª edizione della rassegna che si svolgerà il 29 di luglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il piano regionale di sviluppo. Un dibattito caratterizzato da numerosi emendamenti presentati dall'opposizione. È stato il presidente della Commissione Bilancio, Giacomo Bugliani, del PD, a illustrare all'Aula le linee principali dei due atti di programmazione. Già sottoposto a un ampio processo di concertazione dalla Giunta prima e dalla Commissione Bilancio poi, il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, come ha spiegato Bugliani, è l'atto di programmazione più importante di questa legislatura e si propone di agganciare la ripresa del territorio regionale, ponendo al centro l'innovazione, il lavoro, i territori e la sostenibilità. Sentiamo le parole di Giacomo Bugliani. Il programma regionale di sviluppo indubbiamente sconta la particolarità di questa legislatura, che è nata nell'autunno del 2020, quindi in piena crisi pandemica, e che quindi per tutta la sua prima parte ha avuto gli effetti della pandemia anche sull'azione di governo, cosa che è avvenuta non soltanto per la regione Toscana ma per tutti i livelli di governo del nostro paese e anche a livello internazionale. È chiaro che l'azione di governo poteva essere impostata in maniera più puntuale e lucida nel momento in cui dalla fase di pandemia il nostro territorio ha cominciato ad uscire. Quindi è inevitabile, fisiologico, che un'azione di programma dovesse tener conto di tutta una serie di aspetti e di dati che solo il tempo ha potuto definire. A questo poi si è sommato un livello di approfondimento e di confronto svolto sul programma regionale di sviluppo molto approfondito. Questo perché non soltanto la fase della concertazione è stata particolarmente significativa quando ancora la bozza del programma regionale di sviluppo doveva essere presentata, ma perché poi anche nell'attività consiliare si sono svolte tutta una serie di audizioni con le categorie, con i sindacati, addirittura con il mondo accademico, audizioni che sono state molto partecipate e molto approfondite, e anche le altre commissioni diverse da quella che presiedo hanno voluto comunque, per gli aspetti relativi alla propria competenza, svolgere tutta una serie di adeguati approfondimenti. Questo chiaramente ha portato un po' in là la presentazione del testo all'Aula, che comunque poi all'esito è stata concertata sulle modalità e sui tempi con tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale, e questo giustifica il perché si arrivi ad un testo presentato in Aula soltanto oggi. E adesso le parole di Vincenzo Ceccarelli del PD. È un piano che vuol dare risposte per quanto riguarda la resilienza alle difficoltà che sono state create prima dalla pandemia, poi dall'aumento dei costi dell'energia dovuti anche al conflitto che purtroppo è ancora in essere in Ucraina. Poi è però anche una proposta che vuol cogliere tutte le opportunità, perché forse per la prima volta negli ultimi anni si tratta di un piano di programmazione che prende in considerazione anche risorse importanti da poter spendere per quanto riguarda il PNRR, per quanto riguarda i fondi strutturali, quelli ordinari, programmazione 21-27. Noi abbiamo inteso dare anche un contributo per migliorare questo piano
e per cercare di avere una Toscana che da una parte sia una Toscana sempre più coesa, che sappia superare anche quelle che sono le diseguaglianze di territorio, le diseguaglianze di genere. Quindi una Toscana che sappia dare risposte e sostegno alle imprese, al manufatturiero, che si sta coniugando bene con la proposta turistica, che è stata importante anche in questi anni, in questi tempi del dopo pandemia. Sentiamo adesso le parole di Elena Meini della Lega. Arriva in discussione con 2 anni e mezzo di ritardo quasi il piano regionale di sviluppo, un atto strategico per la regione Toscana, un piano su cui ulteriormente la maggioranza si è nascosta perché non sono state fatte le giuste audizioni che meritava il piano regionale di sviluppo. Una sola audizione durata tutto il giorno, dove sono stati convocati più di 70 utenti di tipo diverso, associazioni di categoria, associazioni sindacali, mondo dell'agricoltura, mondo dell'università. Ecco, noi abbiamo iniziato un percorso, dopo che è arrivato agli occhi dell'opposizione, della Lega e del centrodestra, di audizioni e di confronto, come avrebbe dovuto invece fare la maggioranza sul piano regionale di sviluppo. Abbiamo avuto incontri con tutte le associazioni di categoria, con quei sindacati non ideologici che hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di confronto, e abbiamo iniziato un percorso che oggi ci porta alla presentazione di più di 100 emendamenti e altrettanti anche con le altre forze di centrodestra, per andare a discutere e provare a dare dall'opposizione un nuovo volto alla Toscana. E adesso il commento di Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Oggi presentiamo 100 e passa, l'ha detto Elena, emendamenti sul piano regionale di sviluppo, sono frutti di una visione condivisa, comune e veramente di lunga gittata. Lo ascolterete oggi, non sono emendamenti in cui si cambia una virgola con una E, tanto per rimanere in aula, sono emendamenti in cui si cercano di introdurre elementi di novità, elementi di cambio di passo che oggi non esistono. La regione Toscana è l'unica regione in Italia che nel 2022 non ha colmato il gap perso nel 2020 con la pandemia. L'unica regione d'Italia in cui il PIL non è tornato ai livelli del pre-pandemia. Non è normale. Non è normale. E questo è frutto di un'amministrazione che veramente naviga a vista, naviga alla giornata. Chiunque arriva alla giacca del governatore, riesce a tirare per la giacca il governatore chiedendo un intervento puntuale su un qualcosa scisso da una visione collettiva. Il teatro, il cinema, il ponte, la strada, la buca. Chiunque riesca ad arrivare alla giacca del governatore e a tirarla più forte ottiene i migliaia di euro necessari a fare l'intervento puntuale, fuori da ogni logica di visione. E adesso il commento di Marco Stella di Forza Italia. La visione è quella che noi abbiamo, una visione di Toscana diversa, e proprio per questo, perché abbiamo una visione di Toscana diversa, lunedì 31 luglio i gruppi di centrodestra incontreranno i parlamentari di centrodestra insieme ai sindaci che amministrano i comuni di centrodestra, sia sopra i 15.000 e sotto i 15.000 abitanti, per lavorare insieme a loro non al programma per le prossime elezioni amministrative, cioè le elezioni regionali, ma per lanciare la Toscana 2025. Il governo di centrodestra, partiamo da quello che i nostri sindaci hanno fatto e che stanno facendo, partiamo dal buon lavoro delle amministrazioni di centrodestra, consapevoli del lavoro che il centrodestra ha fatto in Consiglio regionale in questi 2 anni e mezzo e consapevoli che esiste una possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. Questa possibilità noi vogliamo giocarcela fino in fondo, ci crediamo, non solo ci crediamo, iniziamo a lavorare 2 anni e mezzo prima per farci trovare pronti, per portare all'attenzione delle donne e degli uomini della Toscana il lavoro che è stato fatto in Consiglio regionale, la visione di una Toscana diversa. Ricordava benissimo la Presidente Meini prima,
penso al tema dei rifiuti, penso alla sanità, penso ai distretti industriali, penso al tema dei mari, penso al tema dei porti, penso alle infrastrutture toscane, insieme ai sindaci, ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali, ai nostri dirigenti di partito, costruiremo insieme questo bellissimo percorso che ci porterà a vincere le elezioni regionali del 2025. Infine il commento di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. La prima cosa da rilevare sul PRS è che si tratta di un documento fondamentale per una regione e proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. È il panorama politico all'interno del quale un'amministrazione dice di muoversi e promette di muoversi per il raggiungimento di obiettivi e risultati. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Gianni e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista, che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del PRS, cioè il DEF, o quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. E la cosa ancora più grave è che all'interno di questi documenti troviamo, con l'esclusione degli indicatori che per la prima volta appaiono in questi documenti e che da molto tempo chiediamo, l'unica differenza, dicevo, è soltanto nel fatto che vengono spostati al futuro il raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015. E che tutte le responsabilità della mancata attuazione di tutto ciò che riguarda la coesione sociale, la Toscana diffusa, una sanità che sia davvero sul territorio, una lotta alla povertà, alle diseguaglianze, tutti questi obiettivi che dovevano già essere raggiunti a fine del 2020 sono stati spostati nel futuro, appunto, con degli indicatori che secondo noi sono estremamente generosi dal punto di vista, diciamo, della capacità che dovrebbe avere invece la Regione Toscana, e per il resto sono sempre gli stessi progetti triti e ritriti che fondamentalmente vengono, diciamo, riproposti. Bruscello Poliziano 2023, storica manifestazione che festeggia il traguardo dell'84esimo anno di età, è stata presentata in Consiglio regionale in una conferenza stampa alla quale, oltre alla Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi e alla consigliera regionale Elena Rosignoli, hanno partecipato il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, il presidente e il direttore musicale della compagnia popolare Bruscello Poliziano, rispettivamente Marco Giannotti e Imar Caguin. L'appuntamento è per le sere dal 12 al 15 agosto 2023, quando la nuova edizione del Bruscello Poliziano si presenterà sul sagrato del Duomo di Piazza Grande con lo spettacolo Lorenzo il Magnifico, il Poliziano alla corte dei Medici. La Toscana è storicamente una terra dove cultura e tradizioni proseguono a coinvolgere comunità, dichiara Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura. Bruscello non è soltanto un evento culturale, è anche una rievocazione storica, perché la forma espressiva stessa è un'espressione storica, è una tradizione storica del nostro far teatro, raccontare le storie. Quest'anno al centro dell'edizione 2023 del Bruscello di Montepulciano la storia di Lorenzo il Magnifico, e quindi un legame tra Firenze e Montepulciano che si rinnova e che ispira queste diverse giornate di spettacolo all'insegna del rapporto tra Firenze e Montepulciano e quindi dell'identità toscana tutta. Il Bruscello Poliziano è una rappresentazione che coniuga la tradizione popolare alla storia e alla cultura, ha aggiunto la consigliera regionale Elena Rosignoli. Il Bruscello è diventato uno degli appuntamenti centrali della città di Montepulciano, appunto perché coniuga quella tradizione che rappresenta appunto la manifestazione del Bruscello con la storia e la cultura a tutto tondo. Poi il tema di quest'anno, insomma, il Poliziano che alla Corte dei Medici racchiude quel filo indissolubile che c'è anche tra Montepulciano e Firenze, se vogliamo, no? Basta venire in Piazza Grande a Montepulciano e troviamo
molta, che sono molto legate anche a livello architettonico, e questo insomma lo rende ancora rafforzativo per quello che rappresenta. 84 anni che viene rappresentato il Bruxelles a Montepulciano, una manifestazione che è in costante crescita e che tratta temi sempre molto più approfonditi e con una cura e attenzione alla rappresentazione stessa, ma anche di proprio importanza storica. Il Bruscello affonda la sua tradizione in tempi molto lontani. Il nome è riconducibile all'arboscello, l'albero sotto il quale il canto dei vecchi cantastorie raccontava le gesta di personaggi cari alla memoria delle genti di campagna e dei borghi che ospitavano le feste popolari. Sentiamo adesso Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano, e Lucia Musso, assessore alla cultura. Il Bruscello poliziano ormai è diventato uno degli appuntamenti più importanti della stagione culturale di Montepulciano, insieme al Cantiere Internazionale d'Arte, al Brevio delle Botti e al Live Rock Festival. Ha assunto chiaramente un'importanza sia da un punto di vista culturale e sociale, anche perché affonda le proprie, diciamo, radici nella nostra identità culturale, contadina, proprio il Bruscello del secolo scorso, prima di arrivare nel 1939 sul Sagrato del Duomo, era proprio nelle aie contadine, quindi diciamo era anche un modo per mitigare il duro lavoro che ha permesso anche, come dire, di tramandare, insomma, delle tradizioni per noi di fondamentale importanza, e quindi è anche un motivo sicuramente attrattivo, un elemento attrattivo del turismo che segue, diciamo, questo filone culturale, ma chiaramente anche un evento soprattutto in favore dei nostri cittadini che sicuramente, insomma, si raccolgono in Piazza Grande durante le giornate del Bruscello ad assistere appunto a un evento di notevole importanza, e appunto per questo che, insomma, mi sento di ringraziare tutta la Compagnia Popolare del Bruscello per gli sforzi che anche nel corso degli anni del Covid ha dovuto sostenere per portare in scena questa rappresentazione popolare povera, però di grande spessore culturale. Un grande evento torna a Montepulciano, unisce storia, cultura, tradizione. Sì, devo dire quest'anno io non lo faccio mai, non impongo mai, diciamo, come comune, come assessorato, i temi a nessuno, ovviamente, né a nessuna delle nostre manifestazioni. Però quest'anno abbiamo così interloquito con la direzione artistica e la direzione musicale del Bruscello per narrare la storia di Agnolo Poliziano, proprio perché l'anno prossimo sarà un anniversario doppio del nostro poeta, filologo, intellettuale, nostro maggiore e più conosciuto concittadino, appunto Agnolo Poliziano. E quindi abbiamo pensato, nel corso degli anni che si avvicinano al 2024, di celebrare in vario modo questa figura per, diciamo, avvicinarla sempre di più a tutti, ai nostri concittadini, ai turisti, agli studenti. E il Bruscello è uno dei modi. Soddisfazione per questa presentazione anche per Marco Giannotti, presidente della Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano. Benché questa compagnia veste quest'anno 84 anni di attività e negli ultimi anni ha portato sempre delle novità, anche quest'anno abbiamo una novità. La più importante, mi piace sottolineare, è quella della scelta del maestro di musica, che è un giovanissimo, che si chiama Imar Cunning, ed è un vero talento e ci teniamo tantissimo a presentarlo sul nostro palcoscenico, sul nostro sagrato. Quindi è Lorenzo il Magnifico, il poliziano alla Corte dei Medici, una storia nuova scritta da Chiara Protasi e Irene Tofanini, diretta da Marco Mosconi, con le coreografie di Maria Stella Poggioni, la direzione artistica di Franco Romani. Siamo in Piazza Grande dal 12 al 15 d'agosto. E adesso sentiamo Imar Caguin, nuovo direttore musicale del Bruscello Poliziano. La novità è senz'altro la direzione musicale, nel senso che
e ho preso le redini, c'è stato questo passaggio di testimone con il precedente direttore musicale che è stato Alessio Tiezzi e niente, quindi per me è un po' come il battesimo nella Compagnia Popolare del Bruscello. Perché diciamo che il Bruscello è sempre stata una manifestazione a cui ho assistito, ma appunto ritrovarmi a fare il direttore musicale di questo importantissimo evento è un grande onore. E le novità sono nel libretto, nella musica, che è un soggetto nuovo, è completamente inedito, non era mai stato scritto precedentemente e niente, questo è che... Il 29 luglio alle ore 21 nel centro storico di Bibbiena torna Bandiere sotto le stelle, manifestazione che animerà i borghi e la piazza principale della cittadina con le bandiere dei gruppi storici. La rassegna è stata presentata in una conferenza stampa al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso, dove sono intervenuti Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale, Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena, Marco Matini e Giampiero Polverini, rispettivamente presidente e direttore artistico degli Sbandieratori di Bibbiena. Dopo 42 anni dalla fondazione, il gruppo Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena ci assicura uno spettacolo da guardare tutto d'un fiato. L'evento, realizzato sotto l'egida della European Confederation Flex, prevede dalle ore 21 la parata tra i borghi del centro storico fino a Piazza Tarlati, dove alle 21.30 si entra nel vivo delle esibizioni. Saranno presenti anche l'Associazione Sbandieratori San Gemini da Terni, Sbandieratori e Musici Maestà della Battaglia di Reggio Emilia. Sentiamo le parole di Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Torna Bandiere sotto le stelle, la 12ª edizione, il 21 luglio alle ore 21 in Piazza Tarlati. Sono contento di ospitare qui sia il presidente e il direttore artistico degli Sbandieratori di Bibbiena, sia il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli. Abbiamo ancora negli occhi la piacevole presentazione di Bibbiena, città della fotografia, che si è svolta appena poche settimane fa, proprio qui in Sala Sassoli. E posso dire che Bibbiena e il Casentino continuano a collegarsi a delle eccellenze, in questo caso il settore delle bandiere, ospitando sbandieratori da più parti del nostro bellissimo paese e facendo condurre uno showgirl di livello nazionale quale Maddalena Corvaia. Credo che sia la strada giusta quella di collegare i nostri borghi, le nostre città a delle eccellenze anche della modernità, o comunque che possono essere di rievocazione storica. È una strada giusta da seguire e da portare avanti per ridare slancio e vita alle nostre splendide cittadine. Un'altra importante manifestazione che presentiamo in una sede prestigiosa, ha detto il sindaco Filippo Vagnoli. Siamo davvero molto felici di essere qui in Regione Toscana oggi, in Consiglio regionale. Un ringraziamento a tutto l'Ufficio di Presidenza, a Marco Casucci in particolare, per averci ospitato, perché è un evento molto importante nel settore Bandiere sotto le stelle 2023, organizzato dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena. Un evento importante perché è quella manifestazione che un po' a livello regionale si inserisce nel settore Bandiere, quindi un settore delle manifestazioni storico-culturali, in maniera era importante, perché a Bibbiena ormai qualche anno fa è stato firmato il documento sulla bandiera, la carta di Bibbiena, che è un documento sulla bandiera a livello europeo, e quindi in questo evento che viene fatto a luglio, in questo caso nella serata del 29 luglio nella nostra Piazza Tarlati, vengono ospitati dei gruppi sbandieratori che vengono un po' da tutto il nostro paese per appunto celebrare l'arte della bandiera. Siamo davvero felici quindi quest'anno di poter promuovere anche qui in
Consiglio regionale questo evento e soprattutto perché ci sarà una grande ospite, la presentatrice di quest'anno, insieme ormai al direttore artistico e ex presidente di Sbandieratori Polverini, ci sarà anche Maddalena Corvaglia, importante showgirl a livello nazionale, che appunto presenterà questo evento. Quindi invitiamo tutti i nostri cittadini, ma anche un po' tutta la regione toscana, perché l'evento è appunto molto di rilievo. Il ringraziamento va al gruppo Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena, a tutti gli sponsor, al presidente Mattini, a Polverini, a Maddalena Corvaglia, alla sua agenzia e a tutto il consiglio regionale, perché in questa maniera si fa appunto promozione anche dei nostri borghi e dei nostri eventi storici. Partecipare a questa rassegna è un punto di arrivo e di partenza, ha aggiunto Marco Matini, presidente degli Sbandieratori di Bibbiena. Partecipare a un evento come Bandiere sotto le stelle è veramente un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza, perché ogni anno cerchiamo sempre più di alzare l'asticella e migliorarsi. Bandiere sotto le stelle rappresenta per il gruppo Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena l'evento centrale, l'evento culminante a seguito anche di tutte le uscite che facciamo anche durante nel corso dell'anno, e permette di anche confrontarci con i migliori gruppi sbandieratori e musici sia d'Italia che anche esteri in una rassegna dove non abbiamo una gara, è una vera e propria rassegna dove ci confrontiamo e condividiamo entrambi la stessa passione. Il gruppo Sbandieratori Musici Città di Bibbiena attualmente vanta in maggioranza un numero corposo di ragazzi che anche a seguito del Covid si sono aggiunti in massa rispetto anche alle vecchie guardie, e attualmente siamo ad oltre 40 anni di presenza del gruppo. Infatti il gruppo è stato fondato nel 1981 e ha calcato numerosissime piazze sia d'Italia che del mondo, e allo stato attuale stiamo cercando di fidelizzare e far partecipare sempre più ragazzi, perché un segno distintivo del gruppo è quello di procedere ad un progressivo rinnovamento che permetta al gruppo anche di rimanere negli anni al vertice, come del resto sta già facendo in questi ultimi periodi. Sono tra i fondatori del gruppo e adesso cerco, ha detto Giampiero Polverini, direttore artistico, di mantenere un livello di qualità elevato. È una rassegna, non è una gara, di sbandieratori che si svolge, appunto, come diceva il sindaco e il presidente prima di me, si svolge il 29 di luglio nella nostra piazza, Piazza Tarlati, ore 21, ingresso gratuito. Dicevo, è una rassegna, e in questa rassegna, in questi anni, sono passati da Bibbiena i migliori gruppi di sbandieratori del mondo. Quest'anno non saremo a meno. Abbiamo avuto la nazionale della Lega Italiana Sbandieratori, abbiamo avuto la nazionale della Federazione Tedesca. Quindi una serata di colore, di folklore, di spettacolo. Quest'anno i gruppi avremo Maestà della Battaglia da Reggio Emilia, avremo un altro gruppo da Terni che si chiama San Gemini. Sono due scuole, una la scuola Retina, San Gemini, che si confronterà con la scuola Ferrarese Faentina. Quindi una serata sicuramente da non perdere, e come appunto già detto prima di me, la Maddalena Corvaglia che mi affiancherà in questa serata sarà sicuramente un'attrazione importante per questo evento. Grazie.